Ah, scusa il ritardo. Ben arrivato caffè. Ah, sì, grazie, grazie. Come è andata oggi? Bene. Bene, però sì, ho trovato... No, in realtà mi sono fermato in un negozietto. Ho preso questa! Snoopy! Ma a te piace Snoopy? No, però mi piaceva la maglietta. Snoopy! E non c'era della mia taglia, no? Non ho guardato. Mi hai preso il rossetto, quello che ti avevo chiesto? Ma ti pare che io vado dentro a prendere un rossetto? Non sapevo il colore, non sapevo niente. Inutile che gli racconto sempre la mia fidanzata. Poi mi dicono, come fai, non conosci la tua fidanzata? Si fanno i fatti... Sì, è vero. Vabbè, io bevo il caffè. Ascolta, oggi abbiamo due ricette un po' impegnative, ok? Sì. Quindi... Preparati, che dovrai cucinare tanto. Tu? No. No, tu mi devi dare una non mano. Non posso darti una mano. Perché? Perché non ho voglia. Va bene, dai. Dai che adesso ti riprendi un po'. Ah, buono. Un po' di correttore. Dobbiamo procurarci, sì. Sai cosa? Mm. I patch quelli per le occhiaie. Vabbè, mettiamo della carta a forno. In onda! Dai. Bentornati in cucina, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, cara Ilenia! Buongiorno, buongiorno! Che ti sei fatta lì? Mi sono tagliata. Ecco, così, quindi hai messo una mano in mogano. Sì, esattamente, sì, è una pietra lavica questa. Pietra lavica, sì, bene. Sono guanti appositi. Quindi ti useremo. In cucina ci vuole sempre comunque un po' di attenzione, soprattutto a non tagliarsi, ma anche per l'igiene di avere un cerotto, quindi... Che bella, veramente, ti credono tutti in questo momento. Allora, siamo pronti per cominciare ovviamente una nuova puntata con un meraviglioso ospite qui con noi. Ciao ragazzi. Buon tempi, ben arrivato. Grazie. Ben arrivato, non tornato. Allora, in tutto questo noi poi scopriremo un sacco di figure professionali nuove, grazie a te, legate alla ristorazione, legate al cibo, ma prima di tutto vogliamo sapere che ricette ci hai portato. Allora, faccio un filetto di branzino con scorza d'arancia su crema di porcini. E poi faccio un hamburger di carne di manzo con, accompagnato con una spuma di burrata e lime. Ok, allora, cari amici a casa, ecco appunto, io mangio anche tutte e due. Sappiamo che la bocca dello stomaco si è aperta per tutti a sentire solo il titolo delle ricette. Noi brindiamo con un po' d'acqua. Prego. Buona, come sempre, la nostra tradizione. E ci ritroviamo tra poco dopo la pubblicità. Cin cin. Noi siamo pronti, cari Lenia, siamo prontissimi. Pronti. Allora, Simone Bontempi. Sì. Allora, diamo qualche, diciamo così, coordinata su di te. Okay. C'è un sito molto bello. Sì, allora, intanto c'ho la pagina Facebook. Sì. È a Simone Bontempi Coach Restaurant. Ok. E poi ovviamente sono su Instagram. Ok, Simone Bontempi 85, sì, se non sbaglio, e poi il sito simonebontempi.com. Che l'85 non è la tua data di nascita, vero? No, assolutamente no, sono gli anni che ha. Che ah, poi ecco. Però me li porto bene, quindi. Ecco, no, ti porti bene, sì, infatti credo che da casa ci sono già arrivati degli apprezzamenti. Sì, anche in studio. Comunque, in tutto questo, noi cominciamo subito la ricetta, okay. Poi ti chiederò cosa vuol dire essere un coach adesso. Perfetto. Perché di questo parleremo, prego. Allora, io inizierei con... Ma no, bisogna dire gli ingredienti. È vero, è vero, è vero, oggi non ci sono io, scusate, oggi non ci sono io. Se non ci fossi io, branzino, ragazzi, vieni con me. Branzino. Allora, quando si parla di branzino, io vado giù di testa, Ilenia lo sa, perché l'ho compreso subito. Allora, faremo questi rotolini di branzino al forno. Quali ingredienti ci servono? 200 grammi di filetti di branzino, funghi porcini 80 grammi, un'arancia, 40 grammi di pistacchi, un prezzemolo quanto basta, sale e olio quanto basta e ovviamente un po' di paprika dolce, sempre a discrezione. Questo è, scusatemi oggi un po' così, perché anche tesoro. Poi rimarranno qua questi branzini, io non li mangio. Cioè, sarà non ridere. Non mi ricordo perché mi hai raccontato la tua storia dei branzini, quindi. Infatti, perché io li riduco sempre a delle chips orrende facendoli cuocere 30 minuti. Magari hai lanciato una moda. Sì, certo, l'aperitivo l'occhio con croccante branzini. Di branzino. Soprattutto un aperitivo poco, molto economico. Sì, e come esaltarne anche allora, la qualità della polpa. Allora, ora cominciamo sul serio, eccoci qua. Cominciamo con la ricetta. Allora. Io ti trito i branzini? Sì, certo. I pistacchi. Che bello. Allora, io partirei con fare i rotolini in modo molto semplice di branzino,
che andiamo a chiudere con uno stuzzicadente, se ci riesco. Vedo che non sono l'unico. Ma con il pesce non è facile star lì, perché poi è un po' scivola a volte. Mettiamo uno stuzzicadente semplice e le diamo ad agiare in una terrina. Sì. Almeno non rimane grasso e rimane bello leggero. Quindi non li vai neanche a condire subito? No, perché praticamente faccio tipo una sorta di cottura al vapore e non ha bisogno di grassi. Quindi è anche una ricetta, diciamo, un dopo feste, dove tutti i buoni propositi si racchiudono in questo brevissimo periodo che va dalla fine dell'Epifania praticamente al giorno di Carnevale. Il giorno di Carnevale, dell'anno dopo, tre però, giorni. Noi questo. Poi, prima di infornare, andiamo a grattugiare un po' di scorza d'arancia. Ah, gli si dà il profumo subito? Sì, perché così almeno in cottura butta fuori gli oli essenziali e dà subito il sapore al branzino. Cioè, mi ho preso la pirofila, una normale pirofila, abbiamo messo della carta forno e poi il branzino arrotolato subito senza condimento e la e poi ovviamente dopo si rimette anche a crudo a fine cottura nel piatto. Poi lo andiamo a infornare. Subito, così mi piace questa... Forno preriscaldato a 180 gradi per circa 10 minuti. 10 minuti, Leo. 10 minuti, poi, bene. Intanto andiamo a spezzettare poi il prezzemolo, accendiamo magari questa qui. Mi sento utile. E lascio il comando al re dell'olio. Vedi? Che io qua. Che poi stavo pensando, comunque questa è una ricetta che può andare bene per tutto il periodo dell'anno. Sì, perché bene o male sono ingredienti che si trovano sempre. Un po' così. Ok, basta. Ma anche cambiando, per esempio, al posto di funghi mettere un altro tipo di verdura. Sì, un'altra verdura, un altro tipo. Però preferisco verdure un po' neutre. Quel sapore è abbastanza forte ma neutro, cioè non acido oppure basico. Basico, giusto per mantenere. Prendo il prezzemolo, lo posso anche rompere e spezzettarlo grosso perché poi andremo a frullare. Ok, questa è la preparazione poi della salsa. Della crema. Di funghi porcini. Ok. La granella di pistacchi la vuoi bella sottile? No, oppure... basta che ok, così perfetto. Ok, quindi un misto tra... diventate invisibile. Sì, così almeno, tanto questa poi va alla fine. Volevo far vedere le mie attitudini col coltello. Ecco, certo, si vede già dal coltino. Dal dito. Ok, vai. Poi mettiamo i nostri funghi. Questi li hai precedentemente sbollentati un po'? No, funghi surgelati non ha importanza, basta scongelarli. Oppure se sono funghi freschi ancora meglio che li tagli, li butti in padella, non è necessario fare nulla. Li lasciamo andare, ci mettiamo un filo di sale. Quindi in realtà tu mantieni abbastanza neutro e poco condito, sto vedendo una grande attenzione alle materie prime. Sì, voglio valorizzare proprio la materia prima e a maggior ragione se è buona e di qualità, e soprattutto perché così non vado ad alterare i sapori e si sente quello che è la materia prima. Quindi e anche il giusto equilibrio con gli ingredienti che un pochino contrastano con il pesce, fungo e scorza d'arancia. Certo. Abbiamo aggiunto la paprika, adesso paprika dolce, e quindi si lascia andare un po'. Sì, ora si lascia andare. Senti una cosa, ma cosa vuol dire coach, restaurant coach o coach restaurant? Perché poi è una definizione che hai creato tu, insomma. Sì, allora praticamente io fin da ragazzo ho la passione un po' della psicologia. Sono entrato nel mondo della ristorazione da quando avevo 13 anni e quindi ho cercato di assemblare queste cose, quindi psicologia e ristorazione, creando poi il mio metodo ed è uscito fuori il coaching per ristoratori. Quindi è praticamente una figura che va a una specie di consulente, tra virgolette, un po' di... Consulente non mi piace, perché praticamente io vado a lavorare proprio su quello che è anche i blocchi del titolare stesso di azienda, di ristorante, eccetera. Quindi, un motivatore? Sì, un mix tra un motivatore, uno psicologo, che vanno a trovare quelli che sono i blocchi che impediscono poi di valorizzare i propri locali, di spingersi oltre i propri limiti e quindi diciamo che vado poi a fare un lavoro a 360 gradi, ma in prima persona sui titolari. Un supereroe praticamente. Cioè, perché effettivamente ci sono dei lati, uno pensa che avere un ristorante sia solo creare l'ambiente fisico, bello, la cucina perfetta e mettere dentro un menù e si fa tutto, invece proprio anche tutta la collaborazione. No, quello che ho creato io è proprio il contrario, cioè perché
Una volta poteva essere così, fai il locale bello, cucini bene e i clienti arrivano. Adesso dove ci sono milioni ormai di attività ristorative, quello che bisogna fare è differenziarsi. E infatti adesso va di moda un po' diciamo il discorso anche del marketing, eccetera. Certo. E invece io sto andando contro questa teoria, questo filone, questa filosofia, perché se non parti dalle basi e non costruisci un'azienda unica che si distingue, eccetera, è difficile poi far arrivare i clienti nella tua attività, visto che ci sono milioni di attività. Quindi una fusione di personalità per dare un'identità unica. Sì. Insomma. Senti, quanto è importante mantenere la stessa identità di un ristorante o quanto è importante invece cambiare sempre, rinnovarsi? Allora, per quanto riguarda il discorso di creare un'identità, io parto e costruisco la base. E poi ovviamente bisogna adattarsi sempre al cambiamento, quindi andare dietro al mercato. Okay. Perché io parto dalla personalità, dal cliente, eccetera, ma poi ovviamente c'è il marketing che espande e sviluppa il tutto. Quindi siamo un'onda continua, ecco, un flusso continuo. Sì, ovviamente, perché se il mercato cambia, ovviamente deve cambiare il tutto. Ritorniamo ai funghi. Allora, i funghi ci sono anche quasi. Poi tu vedi che anche il presto. Fuoco è abbastanza vivace, perché il fungo altrimenti si va a disidratare. Ora lo andiamo a frullare. Deve essere vivace il fuoco. Sì, ovviamente. Mi raccomando. Lo andiamo a mettere. Che... E questa rimarrà cremosa, cioè non sì, rimane una crema, dove poi mettiamo di olio ancora o di altri liquidi o cose varie. No, perché appesantirebbe per nulla. Tu sei già pronta per il momento rock and roll, come al solito. Bisogna riprendere le buone abitudini qua. Ora, posso appoggiarla qui? Sì. Senti, ma le prossime volte, quando fai il momento rock and roll, ti mettiamo un hula hop. Così lascio faccio fare anche rock uno roll. Step. No, uno step, sai. Potremmo. Stai dicendo che bisogna fare attività fisica? No, assolutamente no. Devi, per mantenerti così come sei. Che anche meglio. Questo è spento. No, non è spento. Eccolo qua. Okay. Mi piace perché è più attento di noi, invece di essere noi a coordinare le cose. Come ti è nata questa idea? Ma è nata all'inizio quasi per gioco, perché alla fine non è che pensavo di creare questa sorta di azienda, eccetera, perché si parte sempre come dire, vabbè, mi butto in questo settore e poi vediamo. Perché praticamente era partita come un'idea di marketing, creo la mia azienda di marketing, perché poi... Cioè fondamentalmente tutti ora si sente parlare di questo marketing. Certo. E invece poi ho visto che nella ristorazione fondamentalmente non serve a nulla il marketing se non un 2% finale per spingere tutto quello che hai costruito. Vedi che meraviglia, mi piace. Ti perché poi così. Comincia come gioco sì, a volte, no? Come utopia e poi in realtà saperla portare a termine questi progetti qua è anche la grande bravura. Ci sono dei ristoranti che durano da 40 anni e ti chiedi come fanno, poi magari quelli che si improvvisano chiudono tutti, quindi vuol dire che anche fondamentalmente questi grandi ristoratori da decenni. Sì, è vero. Insomma, hanno sì, una sono base riusciti di... a sviluppare, sì. Soprattutto hanno preso una leadership nel mercato che poi riescono a mantenere nel una tempo. Una fidelizzazione però non è facile, quindi anche lì c'è una grande volontà di studiare il mercato, secondo me. Sì, anche di distinguersi, perché ovviamente se tu analizzi poi tutti quelli che sono nel settore che funzionano, hanno tutti una particolarità. Cioè, quindi si fanno distinguere su quello che è il mercato. E poi tante volte la distinzione, distinguersi sul mercato è anche mantenere magari la propria linea, no? Certo. Rimanere fissi su questo a volte, no? Sì, intanto invece quello che fanno di errore è proprio andare a spaziare in più rami. Magari uno parte come rosticceria di polli e poi invece magari pizzeria, fai tordelli, pizzeria, gelateria, antipasteria e non ci serve più nulla. Il sottotitolo, specialità pesce. Sì, ho visto di ogni. Quella è vero. E ti trovi questi due scampi nella vetrinetta che ti implorano pietà. Sì, infatti, proprio che... Allora, in tutto questo noi abbiamo frullato i funghi che avevamo ovviamente prima messo a fuoco alto, no? In padella con un filo d'olio e il prezzemolo spezzettato e la paprika, quindi un po' di sale anche giustamente. Per insaporire, frullata bella cremosa e ovviamente stiamo aspettando il branzino. Branzino sì. Senti, 10 minuti avevamo detto, sì. 180 gradi, ma come si riconosce che sono pronti? Praticamente il branzino è rosato, quindi quando diventa bianco
è pronto. Ah, ok, perfetto. Questa è la caratteristica, no? Perché per quelli come me che mettono il branzino, poi si mettono a fare le pulizie, guardano il programma c'è preferito. C'è il timer, per esempio, anche. No, è rotto quello del mio forno, però ci ho messo anche l'altro. No, però dipende poi anche il forno, magari ci vuole quel minuto di più o quello di meno, comunque con l'occhio riesci a guardare. Però il branzino è sempre meglio, magari un minuto in meno. Sì. Che un più. Va bene, sì, non sì, mi sì. guardare fisso negli occhi, no, io così sto... faccio i danni come li facciamo tutti, va bene? Allora, mentre il branzino sta cuocendo meravigliosamente, noi andiamo a sentire qualche consiglio prezioso per una corretta alimentazione. Bentornati, bentornati in questa nostra isola felice in cui parliamo di corretta alimentazione, parliamo di sane abitudini nell'alimentazione con Cinzia Dalla Gassa, la nostra guru dietista e coach. No, per noi ormai sei diventato un simbolo perché riesci, lo dico sempre, però molto spesso le cose più semplici sono le più difficili da notare, soprattutto da abbinare a persone singole, perché creare un qualcosa di generale magari può essere semplice. Ma andare nel dettaglio è difficile, perché qualcuno tra l'altro ci ha chiesto, ma avevamo parlato di fame, no? Di senso della fame, però altre persone ci chiedevano di parlarne ancora proprio sul come capire il senso di sazietà. Come facciamo a capire quando non dobbiamo più mangiare? Perché tanto abbiamo già mangiato a sufficienza. Quello più complicato della fame. È un po' più complicato. Perché per accorgersi del senso di sazietà bisogna mangiare in modo, diciamo, presente, il più possibile, diciamo, con poche fonti di distrazioni. Quindi molto spesso suggerisco alle persone di scegliere un momento della giornata in cui allenare proprio questo modo di mangiare più consapevole, quindi senza telefono, senza TV, in un ambiente il più possibile silenzioso, perché è più facile ascoltarsi e sentire quando arriva la sazietà, perché la sazietà molti la confondono con quel senso di ripienezza di quando ti alzi e sei quasi al limite del troppo pesante, e quella non è la sazietà. Quella è oltre. Viene confusa, cioè non essere sazio vuol dire essere satollo, no. Proprio in quel senso. No, quella non è la sazietà. Diciamo, è un'intensità che va crescendo. Io mentre sto mangiando, nel momento in cui mi accorgo che diciamo, la fame si riduce gradualmente, si arriva poi a sentire il senso di sazietà quando si è pienamente soddisfatti del bisogno di mangiare e del piacere anche di mangiare. Perché l'altra cosa interessante è che il piacere di mangiare va di pari passo con la fame. Tanto più ho fame, tanto più riesco a godere del cibo. Tanto più la fame scende, tanto più, diciamo, non so, a me per esempio piacciono gli antipasti. Okay. Se tu mi proponi qualcosa di sfizioso a base di pasta sfoglia, eccetera, eccetera, all'inizio del pasto lo mangio volentieri e te ne potrei mangiare anche un po' di più. Se me lo proponi alla fine di un pasto, anche se ce ne sono d'avanzo, io non riesco a mangiarli perché non ho più quel senso di fame necessario per riuscire a goderlo, no? Certo. E quindi va di pari passo. Per quanto riguarda la sazietà, c'è un momento in cui va tutto bene ed è, diciamo, lo stomaco si riempie e ti dà quella piacevole sensazione di sentirti soddisfatto, cioè hai placato la fame. Se si continua a mangiare, perché magari c'è ancora qualcosa nel piatto e non riusciamo a fermarci, ecco, questo è un altro lì poi a salire, in crescendo, ci sono dapprima una lieve sensazione di gonfiore, poi arriva la pesantezza e poi quella sensazione proprio di... che ti manca il respiro e devi dormire proprio, è una... Vero, ecco. Però questa cosa del saper fermarsi, poi magari qualcuno ha un po' di cibo ancora sul piatto, lo prende e lo mette da parte per un altro momento? Sì. Bisogna, anche perché non è detto, siccome si fanno le porzioni un po' per abitudine, può succedere che allenando, diciamo, più consapevolezza durante il pasto, ti accorgi che avanzi sempre qualcosa nel piatto, quindi la volta successiva si fa una porzione più piccola. Certo. È difficile lasciare qualcosa nel piatto, però è un allenamento per imparare a capire come adeguare le porzioni e soprattutto per riuscire a replicare quel tipo di comportamento anche in compagnia. Perché se da soli si fa fatica, figuriamoci quando si è in compagnia. Però lì l'allenamento serve. Sì. Allora, questo spero siamo stati esaustivi per la domanda che c'era arrivata, ma credo proprio di sì. Grazie Cinzia, grazie. Noi torniamo in cucina, mentre di alimentazione torneremo a parlare alla prossima puntata.
Allora è il momento di svelare quello che il forno ha preparato. Ci sta anticipando a livello di profumo. Infatti, anche perché sono passati quei 10 minuti, poi ovviamente controllate la cottura, sì, come diceva prima Simone, no? Quando diventa bianco, da roseo diventa bianco. Andiamo a mettere la crema dei nostri porcini, che abbiamo preparato con un semplice prezzemolo, olio e i nostri porcini. E un po' di paprika. E un po' di paprika dolce. Deve essere obbligatoriamente dolce. Sì, perché quella piccante va a coprire troppo il sapore. È vero, perché anche cioè, è delicato il sapore dei funghi. Ma poi è semplicissima. Quando c'è una salsina, una cosa così, io vado giù di testa. Ti voglio proprio di prendere il pezzo di pane tostato, cominciare a fare la scarpetta fin dall'inizio. Andiamo a mettere i nostri rotolini di branzino. Che hanno un profumo veramente, cioè l'olio della scorza d'arancia che ho messo fin dall'inizio veramente ha dato un profumo meraviglioso. Pensate che è leggerissimo come piatto, perché comunque il branzino non è stato condito. Risgrattugiamo un po' di arancia. Ok. E poi l'elemento croccante. Poi dei pistacchi tritati magistralmente. E poi per rendere meglio prendiamo... Cosa ti sa? Ah, ok. Io sono incantato perché voglio vedere che sfumature di colore... Ecco qua. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Quindi questo è il nostro branzino, i nostri rotolini di branzino sul letto di... Non fare quella faccia! È mio! No, ho capito che era mio, però chiaramente quando uno rimane così con l'acquolina, va bene. Adesso invece noi andiamo a scoprire dagli amici di Ice Veneto qual è il vino da abbinare a questo piatto. Monello, che tu non torni spesso a trovarci. Ben ritrovata. Grazie. Un vero piacere essere di nuovo. Bentornato a te, Graziano. Con questi rotolini di branzino, crema di porcini e pistacchi tostati. E la buccia d'arancio com'è? Bio. Bio. E anche il vino è bio. Quindi sei andato per concordanza. Frascati. Siamo nel Lazio. Questo Frascati però superiore. Cosa vuol dire superiore? Vuol dire che ha un livello di graduazione alcolica superiore a quello che è il Frascati normale di IOC, quindi abbiamo cercato un vino con un apporto in alcol un po' più importante, perché il vino deve essere rapportato alla struttura del piatto, quindi un vino che abbia anche una struttura adeguata a quella che è una struttura nella sua compostezza di un piatto di pesce, comunque ha un messaggio aromatico anche importante, dato appunto dalla presenza dei pistacchi, data dalla presenza del porcino e poi questa buccia d'arancio che comunque dà una nota aromatica. Quindi Trebbiano e Malvasia, che ha un 10%, che però dà una nota leggermente aromatica. Adesso andremo a trovare al naso un colore, vedi com'è già bello carico, importante, un giallo paglierino con qualche sfumatura già dorata. Sì. Il naso fruttato, ma un fruttato evoluto, quasi di frutta tropicale. Una bella spinta, l'alcol aiuta la spinta dei profumi. In bocca all'inizio snello, perché è una bella freschezza all'entrata, ma poi senti la struttura possente del vino, lo spessore anche in bocca, la morbidezza data dall'alcol e dai polialcoli che danno questa anche consistenza al vino anche alla vista. Una bella persistenza, il giusto apporto leggermente aromatico che dovrebbe legare con quella che è il messaggio di questa buccia d'arancio che dà una nota aromatica. Un vino così importante, la gradazione importante. 13 gradi e mezzo in questo caso. E la temperatura? Temperatura siamo sui 10-12 gradi, poi 10 gradi all'uscita, 12 gradi al consumo, perché il bicchiere porta comunque un grado in più. Il tosto tempo è già finito, ritrovato. Grazie, beh ci vediamo dopo a assolutamente. Noi. A tra poco.
Seconda parte della puntata odierna di Due Chiacchiere in Cucina. Senti come parlo, forbito. Come sei, no? Forbito proprio. No, perché giustamente avendo un toscano in trasmissione come ospite devo riuscire a usare la lingua italiana come sarebbe corretto, no? Sì, però così... io ho anche un po' di accento ligure, quindi camuffo. Ecco, ci azzecco mai. Una volta che volevo essere. Allora, silenzio. Con noi è ancora Simone Bontempi. Ovviamente stiamo parlando con lui un po' del suo lavoro, ma soprattutto delle ricette che ci ha portato in trasmissione oggi. Andiamo con la seconda, che è l'hamburger con quenelle di burrata, ma la cosa fondamentale è che è un hamburger al profumo e sapore di mojito. Gli ingredienti che ci servono per fare questa ricetta sono 150 grammi di carne macinata, una burrata, un lime, un bicchierino di rum scuro, se vuoi potete tenere un altro bicchierino a parte, giusto per... sbevazzare durante la preparazione, e poi ovviamente menta quanto basta e sale quanto basta. Questi sono i magari ingredienti. Magari te la fai a mezzogiorno, tesoro, questo piatto, cioè... Ma si sa che poi sedimentato fa sempre bene. Ti rilassa. Tra l'altro c'è un altro ingrediente, perché useremo un po' di amido di mais anche. Sì, certo, se per legare un po' la salsina poi a fine cottura. Ok, cominciamo subito. Allora, prendiamo... Io mangio la burrata o devo frullarla? Andiamo a mettere la carne, che poi andremo a mescolare con la mentuccia tagliata fine fine e la scorza di lime. Che poi abbiamo detto sei toscano, è forte dei marmi. Sì, forte dei marmi. Insomma, era dare per una connotazione, visto che si parlava di confine quasi con la Liguria, e quindi... Quante tradizioni che si mescolano anche in cucina, tra Liguria, Toscana, cioè quella parte veramente contaminazioni bellissime. Sì, infatti il mio modo di cucinare è, diciamo, infatti si vede nella ricetta, un misto di tradizioni, cioè quindi vado a mescolare proprio i sapori e cercare i profumi un po' di tutta Italia e poi anche dell'estero in questo caso. È vero, sì, perché poi c'è il Centro America, tutto quanto. Poi prendiamo la mentuccia, anche questa si va a spezzettare fine fine. Aspetta un attimo, perché abbiamo i Sex Pistol nel frattempo dall'altra parte. Sono i Queen, cioè uno come te che non riconosce la canzone dei Queen, guarda, cioè veramente. Mi ridai giusto due note, giusto per capire qual è? Ecco, questa è la pausa. Sì, no, ma ne ho altri. Non ti preoccupare, Simone, quando partono questi, okay, queste follie totali. Senti, è un po'... Ecco qua. Allora, vado a tagliare fine fine qui. La traccia 4. Quindi la menta proprio sottile, sottile, sottile. Sì, perché così si amalgama bene nell'impasto e la prende tutta. Cioè, tu hai questa abitudine, adesso in queste due ricette sta succedendo, poi non so se è un'abitudine tua, però di usare proprio i profumi a crudo, immediati, come può essere, sì, la scorza. Sì, mi piace scorza, contrastare con questi sapori, perché è un po' anche quello che è il mio carattere, cioè quindi non per niente mi sono fatto un tatuaggio con il Tao, quindi mi piace il contrasto sempre, okay, tra il... Infatti prima abbiamo usato carne pesce, cioè terra pesce, sì, sì, in questo caso sapori comunque di essenze, speziati, profumati, con la carne che invece è, vero, è strong. Perché sembra veramente leggero, no? la parte più del poi pensiero, con la parte, sì, invece magari carnale in quel caso. Un attimo che non vorrei... Un po' di sale. Senti già che profumo. Tu, Ilenia, l'hai frullata così, ha aggiunto del, sì, latte? No, mi ha detto di frullarla così. Sì, l'importante è che ci vada aria, perché okay, così fa tipo l'effetto spumoso. Controlla se va bene o devo farla un altro po'? No, perfetta. Non so, mi guarda sempre a me quando succede. No, ma in realtà mi ha pagato prima. Ah, ecco, va bene. Perfetta proprio. Ecco perché sei tranquilla. Ho già fatto due ordini online. Sì. E siamo a posto. Okay. Se suona il corriere è per me. Allora, noi stiamo coppando adesso, sì, c'è il coppapasta. Mettiamo la carne su un... Sì, andiamo a creare questa sorta di hamburger. Ma su una foglia di carta forno? Sì, perché così almeno riesco a compattarlo prima di metterla, okay, in... Quindi non è che poi la carta forno servirà per la cottura? No. Ok. Che non si staccano mai queste robe. Senti una cosa, ma tu fai anche lo chef a domicilio? Sì, mi diverte, quindi mi dà modo di conoscere tante persone, quindi faccio anche questa cosa qua. Qual è la regione che ti dà più soddisfazione a livello lavorativo delle aziende che ti hanno appunto contattato, i ristoranti? Ma guarda, al momento proprio il Veneto.
Vedi che il profeta in patria. Perché tra l'altro proprio un cliente che poi andrò a trovare dopo e c'è una pizzeria a Venezia, quindi è molto molto bello lavorare, perché comunque è una mentalità bella piuttosto che altre zone che purtroppo rimangono ancora magari paesini eccetera e ancora rimangono dietro con il modo di pensare e vedere poi le cose. Perché adesso io non vorrei essere un po' polemico come al solito, però il fatto di avere una persona estranea che arriva dentro il tuo locale o comunque va un attimo a minare quell'armonia o quegli equilibri, sì. Non sei, sei visto un po' come nemico a volte? Allora guarda, ti dirò, poi il mio problema è che sono giovane e quindi il mio cliente è medio-alto età. Infatti. Cioè, quindi tutti all'inizio soprattutto mi dicevano ma cosa vuoi insegnarmi, che hai siano sbarbato, e infatti ho iniziato a tenermi la barba proprio per quello, per darmi qualche anno di più. E che vuol dire? Per noi non sarebbe un'età essere giovani. Però purtroppo è un problema la mia età in questo caso, perché mi vedono come appunto l'esterno, come dicevi tu, che oltretutto è giovane e che non ha nulla da insegnare. Però fondamentalmente è 20 anni che sono in questo lavoro. Infatti, per poi e tra l'altro ho avuto la fortuna di lavorare in posti abbastanza ambiti, dai 4 stelle in su, quindi. Quindi vuol dire le conferme ci sono state del tuo lavoro, questo della capacità. Possiamo accendere. Del tuo lavoro. Quindi tu arrivi da una base dell'alberghiero. Sì, ho fatto l'alberghiero 5 anni tranquillamente con tutti i vari step da fare, eccetera, di gavetta. E ho iniziato a lavorare a 13 anni e quindi direi ora che ne ho 34. Arrivi da una famiglia con tradizione della ristorazione? No, sì, perché ho comunque cugini che sono nel settore della ristorazione. E poi comunque mia mamma e mia nonna hanno sempre cucinato, quindi da lì sono nato. Anche se inizialmente quando dovevo scegliere il ramo delle superiori dovevo andare a geometri e ho stupito i miei genitori quando ho consegnato il foglio avevo scritto alberghiero. Ma c'è proprio? Sì. Li hai spiazzati? Sì. Questa è una cosa molto bella. Allora, io l'ho messa al massimo, non so se è calda a sufficienza. Ora andiamo a mettere. Vediamo con quale maestria. Eccola lì. Quindi senza condimento, non abbiamo messo nulla sulla padella. Sì, giusto, perché comunque in questo caso scioglie il grasso della carne e quindi se no verrebbe troppo grassa. Poi assorbe in realtà il grasso. E si andrebbe a coprire anche l'effetto proprio della menta e del lime. Sì, infatti voglio valorizzare, come ho detto appunto poco fa, il sapore e non coprirlo. La salsa invece poi la farai in un secondo momento? La salsa col fondo. Sì, con il fondo così, lo faccio sfumare il rum e poi lo vado a legare con l'amido di mais. Che comodo, nel caso in cui una persona una non avesse l'amido di mais in casa. Lo compra perché no. È indispensabile. No, dico, magari deve fare questa ricetta all'ultimo momento, diciamo voglio l'hamburger col moisonto buono. Cambia ricetta. Eh? Cambia ricetta. Cambia ricetta, va bene, fa semplicemente una svizzera di carne. Ma dai, l'amido di mais è indispensabile in cucina, cioè bene o male in qualche ricetta glielo caccio, anche per una cioccolata calda per dire, cioè adesso per dire, no? Però è uno degli ingredienti che, insomma, secondo me è bene da tenere in dispensa, altrimenti cioè, fai evaporare una bottiglia di rum per fare per la salsina. Dimmi, cosa ti serve? Una spatolina. Guarda, qui sotto. Che è poi la cosa che differenzia le persone che fanno la spesa tipo me, ok, con la routine quotidiana dei 4 piatti che si mangiano sempre quelli alternati, a chi invece fa la famosa spesa con tutte le farine, tutte le cose. Che poi voglio dire, servono sempre, giustamente, però. Sempre. Sempre, perché metti caso che tu voglia farti una salsina appunto con il rum che non ti sei bevuto durante la preparazione. Hai capito? Cioè, è importante questo. È vero. Bisogna sempre ottimizzare tutte le cose. Sì. Ora questa la lasciamo andare. Cottura ovviamente. Medio, insomma, non andiamo. Anche perché sennò poi diventa molto asciutta e non va bene. Io ribadisco sempre, perdonami. Non schiacciate l'hamburger quando lo cucinate per farlo cucinare prima. Ecco perché. Giusto. Perché esce tutto il buono. Spiegalo. Allora, perché praticamente l'hamburger ora cosa fa? Va tra virgolette a caramellare intorno, si fermano i succhi all'interno. E se lo vai a schiacciare va tutto nella padella. È per quello, perché siccome a me piace bello.
secco, no? Come il branzino, cosa, ovviamente. Come il branzino. Secondo me c'ho una mancanza, volevo fare il calzolaio nella vita. C'ho questa idea di tomaia proprio, no? Di suola. Potrebbe, vabbè, insomma, ognuno c'è. Cioè, se c'è uno psicologo all'ascolto, avete già fatto la... No, ma io lo preciso sempre perché lo vedi molto spesso, insomma, fare questa operazione, perché magari lo fanno all'ultimo momento. Ecco, come in questo caso... Ma lui non ha schiacciato. No, dico, in quel caso lì, la cosa più... Ma io parlo di uno in studio che c'è qua, però poi vengo a sapere che ce n'è anche un altro, capisci? Stiamo parlando di Enrico Bianchi, per caso, No. E quando lo vai a girare, tracateli dalla schiacciata e vedi tutti i bei succhi, cioè proprio il gusto del... Che è il maltrattamento, sì, che si vede in fast food americani. Era una sventola. Che viene fatto alla carne. Senti, tra tutte queste tue attività, perché insomma, sì, tu hai comunque un sito, un blog, un profilo, certo, Instagram, fai il restaurant coach, che è questa veramente questo impegno molto grande, e il cuoco a domicilio. Qual è tra tutte la cosa più così immediata, che dovessi rinunciare a tutte quante e tenere solo quella? Allora, diciamo che mi piace molto la parte online e il contatto con la persona. Cioè, quindi fondamentalmente non lascerei nulla di tutto questo, perché comunque una cosa completa l'altra. Se proprio dovessi lasciare qualcosa... La cartella esattoriale delle tasse. Io quella. L'amica fedele che non... Non lo so, sinceramente non lascerei nulla. Nulla, perché fa nulla. Parte di un sì, progetto unico. Sì, è un ciclo unico, che mi piace tutto, se non avrei scelto queste cose qua. Vedi. Io farei lo chef a domicilio solo per farmi la cioccolata con i clienti prima. Cioè, mi sederei a fare l'aperitivo in realtà con loro. E poi allora che si... Beh, succede. Succede, sì, sì, sì. Perché poi si creano amicizie, credo sia anche molto, molto interessante. Allora, torniamo alla carne, perché sento proprio i profumini, ci sono... Dopodiché, allora, faremo dopo la nostra salsina. Nel frattempo, noi andiamo a scoprire qualche consiglio preziosissimo per quanto riguarda il nostro bucato. Il mondo sta cambiando. Noi stiamo cambiando. Quando acquistiamo, siamo più attenti, più esigenti e più responsabili. Ad un prodotto non chiediamo più solo che sia efficace, vogliamo anche che sia sicuro. Per la nostra salute, per quella di chi amiamo e anche per il benessere dell'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto Wave. Guarda un po' qui. Prima c'era il detersivo. Oggi c'è Wave, il primo detersivo in fogli. Wave lava prendendosi cura dei capi, perché contiene solo componenti naturali che rispettano la natura e i colori delle fibre e il benessere della pelle. 3 anni di investimenti per un prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il bucato. Wave è ipoallergenico e antibatterico. Per questo è particolarmente adatto anche ai vestiti dei bambini. E quando il lavaggio finisce, Wave dov'è? Non c'è, si è sciolto. Perché Wave è completamente biodegradabile. Così, mentre ci prendiamo cura dei capi, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Facile, efficace, eco-friendly. È pratico, nella sua confezione super compatta, non pesa e non ingombra. Così leggero e comodo quando fai la spesa, perfetto quando sei in viaggio. Solo un foglio Wave, non sporca e non si spreca. Prendilo, dividilo, mettilo nel cestello, avvia il programma e vai! Ecco fatto, ecco Wave. Ecco a voi il futuro, per lavatrice e lavaggio a mano, per capi bianchi e colorati, profumato e in versione sensitive senza profumazione. Noi siamo pronti per concludere anche la seconda, certo, ricetta, no? Questo hamburger al gusto di mojito con quenelle di burrata. Abbiamo l'hamburger pronto, diciamo. Sì, l'hamburger è pronto, andiamo a metterlo già direttamente nel piatto, perché poi andiamo a fare un passaggio finale, ovvero la nostra salsetta. Che stiamo attendendo con ansia, perché il... Andiamo a mettere il rum, ovviamente, okay, lo togliamo dal fuoco perché sennò può prendere fuoco. Lo facciamo... Se ne vuoi ancora, guarda che te ne do. Sì. Magari un goccio di acqua, anche, perché sennò viene troppo forte. Che praticamente noi abbiamo messo il rum su quello che erano i succhi della, sì, della carne. Vai a pulire la pentola così. Ok, puliamo la pentola. Ah, è vero, poi effettivamente si tolgono anche le eventuali incrostazioni. No, ma si chiama deglassare, sì, apposta. A deglassare. Ora lo facciamo andare un pochino, che sennò sa troppo di rum. E non ci basta. Andiamo a mettere un goccino di amido di mais sciolto in acqua, ma proprio una goccia, perché sennò... Che deve rimanere molto abbastanza liquido, insomma, come una... Cioè, non deve essere... Poi una crea una cremina,
tipo caramellata quasi in questo caso. È vero, sembra quasi caramello dal colore. E ci siamo. L'andiamo a mettere prima un po' sul nostro hamburger. Sì. Stavo pensando la stessa identica cosa, perché la consistenza è proprio poi bella. Poi prendiamo la nostra burrata che abbiamo montato prima, ci andiamo a fare una quenelle. Quindi abbiamo anche il contrasto del caldo freddo. Sì. Che poi alla burrata non è stato aggiunto assolutamente niente. Niente, perché già comunque è molto saporita la burrata. E la andiamo a mettere sopra, così si scalda comunque un pochino. Questo è un procedimento da fare all'ultimo momento, proprio prima del servizio, non, perché altrimenti poi si va a sciogliere. Che poi anche qui contrasto, la terra, poi il formaggio e poi la freschezza della nostra fogliolina di menta e il nostro lime sgrattugiato sopra, che eccolo lì. Eccolo qua. Solo che la grattugia... Dove forse l'abbiamo ce l'abbiamo, un'altra piccolina. No, ce l'hai tu, Annina? Sì, aspetta, ecco, adesso arriva. Adesso arriva anche la grattugia. Vai, vai, passa sotto, perché gliel'avevo già data da portare a lavare, perché come succede a casa... Tutto. Evviva! Ce l'abbiamo! La diretta è così, eh. Vabbè, la diretta è così, quello è il bello. Eccolo qua, tocco di colore che ovviamente va a impreziosire ancora di più. Siamo sui toni del verde oggi, siamo sui toni della terra, ma col gusto fresco. Vabbè, il verde poi è il mio colore preferito, quindi. Sì? Sì. Eccoli, anche il mio. Il tuo invece? Come i miei occhi, allora. Rosa. Fuschia. Va bene. Allora, questo è il piatto concluso. Noi andiamo a sentire invece dagli amici di Ice Veneto qual è il vino perfetto da abbinare. E rieccoci con un hamburger al profumo di mojito. Mojito. Sì, il tuo amore per Cuba. Sì, sono il commissario d'esame ICE che ormai da 4 anni viene mandato regolarmente a fare questi esami ai sommelier che abbiamo a L'Avana. Che forza! Abbiamo circa 100 sommelier. Ice a L'Avana, fra i quali anche il capo barman del Floridita, e quindi il mojito è una cosa che consumiamo abitualmente. Abitualmente. Non abbiamo abbinato un rum, come magari avremmo potuto anche pensare di fare, ma abbiamo cercato un vitigno del Bordeaux, quindi un Petit Verdot, coltivato in Umbria, però in questo caso, dove le note di fruttato, questa freschezza già al naso, dovrebbero riportare quella che è la nota di freschezza che la menta porta in questo hamburger in maniera particolare. Vedi, un colore denso, bello fitto, un rosso lobino acceso, un naso frutto, esplosione di frutto al naso, piccoli frutti rossi. E la mora di gelso, la fragolina di bosco, un leggero sentore di muschio anche. Di muschio? Questa nota è un po' vegetale, sì, di sottobosco, di muschio. Che dà un po' di nota vegetale a questo vino. In bocca è decisamente piacevole, facile ma non semplice. Questa è la prerogativa di questo vino. La lunghezza è data proprio dalla nota fruttata, lunga, 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 che continua a rincorsi in questi piccoli frutti scuri, sorretto da una buona freschezza e una leggera sapidità. Quindi un vino pensato apposta per la nota un po' vegetale particolare che ha questo hamburger. Quindi, hamburger. Noi. E continuiamo, assaggiarlo. Io mi appoggio intanto così e ci vediamo tra poco. Siamo arrivati alla fine, abbiamo di fronte i nostri due piatti, abbiamo soddisfatto tutti i gusti perché abbiamo chi sta di pesce, chi sta di carne, quindi veramente ottimi piatti. Due. Ecco, vedi, appunto. Allora, caro Simone, allora ricordiamo simonebontempi.com, il tuo sito, tutte ovviamente al suo nome riconducete anche tutte le pagine da Facebook a Instagram. Noi ti ovviamente diamo il nostro benvenuto in famiglia con il nostro grembiule.
i nostri consigli per lavare il grembiule e ovviamente per macchiarlo, ma con l'olio buonissimo. Grazie, il nostro olio veneto stupendo, extravergine di oliva. Noi vi ringraziamo, vi diamo ovviamente l'appuntamento alla prossima puntata. Sempre noi due saremo così felici. Sempre. Caro Simone, è stato un grande piacere. Grazie mille a voi. Complimenti per tutto. Grazie della vostra simpatia, grazie di avermi ospitato. Grazie a te per essere. Ricordatevi, Coach Restaurant, questa nuova figura partita tutta da sto cervello meraviglioso. Grazie. Alla prossima puntata, ciao a tutti. Ciao.